Ciao a tutti da streamardo.com, quest'oggi facciamo vedere l'unboxing e una rapida video preview della nuova Gigabyte GTX 750T, nuova scheda grafica Gigabyte che sfrutta l'architettura Nvidia Maxwell che unisce ottime prestazioni in ambito gaming a un basso consumo di elettricità. Come possiamo vedere dalla parte frontale della scatola, abbiamo come sfondo l'immagine di un'aquila, in alto a sinistra abbiamo il logo Gigabyte. E in basso a sinistra abbiamo un bollino che ci indica la possibilità di usufruire della risoluzione 4K a 60 Hz mediante l'uso in combinazione delle due porte HDMI presenti sulla scheda. Abbiamo un bollino che ci indica che la scheda è una versione OC, overclockata a 1215 MHz per il core. E in basso a destra abbiamo la quantità di RAM disponibile sulla scheda, che è 2 GB GDDR5. La parte posteriore della scatola. Troviamo due didascalie che ci spiegano le tecnologie proprietarie di Gigabyte usate per questa scheda. Abbiamo la tecnologia WinForce 2 che utilizza lamelle in alluminio inclinate in modo da azzerare le turbolenze e quindi diminuire il rumore emesso dalla scheda in funzione. Abbiamo la tecnologia Ultra Durable 2 che sostituisce MOSFET e condensatori con condensatori e MOSFET particolari che dovrebbero durare mediamente di più rispetto a quelli standard. Abbiamo inoltre la compatibilità con Windows 8 e Windows 7. Apriamo la scatola, troviamo in bundle il CD driver con la Quick Start Guide per installare la scheda e l'adattatore Molex 6 pin. Adesso vi mostriamo la scheda. Eccola qui. Avviciniamo. Come possiamo vedere, la scheda monta due ventole ad 80 mm nella parte frontale che vanno a raffreddare il radiatore in alluminio posto inferiormente. Abbiamo una cover in plastica in colore nero, opaco, e al centro troviamo il logo WinForce argentato. Superiormente troviamo il connettore 6 pin d'alimentazione che è presente su questa scheda ma non su quella reference, quanto il basso TDP ne consente l'eliminazione, ma essendo questa una versione overclockata molto pesantemente ne costringe l'uso. Abbiamo il heat pipe da 8 mm in rame che trasferisce il calore dalla GPU al radiatore. E null'altro. Nella parte posteriore, mettiamo a fuoco, ok. Abbiamo PGP in colore blu che va in controtendenza con le ultime schede Gigabyte che presentano una colorazione del PCB nero opaco. Abbiamo un sostegno in plastica che consente di dare maggiore solidità alla scheda e al dissipatore. Non abbiamo nessun bollino di garanzia sulle viti posteriori, quindi possiamo cambiare pasta termica o dissipatore senza perdere la garanzia. E infine, la parte inferiore abbiamo un'altra heat pipe da 8 mm che ha la stessa funzione di quella superiore. Come uscite video, mettiamo fuoco, ok. Abbiamo una DVI, una DVD e due HDMI placcate in oro che ci consentiranno di usufruire della risoluzione 4K se usate in combinazione. Allora, per questo video unboxing e questa piccola video preview è tutto. Vi rimandiamo ai prossimi video e alla recensione completa di questa scheda che troverete sul nostro portale. Quindi dallo staff di Streamhardware è tutto, un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!